Ci Alessandra ha incontrato, insieme ai colleghi di Confagricoltura, l'assessore regionale all'agricoltura Marco Portopapa e il consigliere provinciale con delega alla caccia Stefano Zoccola nell'aula consiliare di Palazzo Ghilini. All'ordine del giorno, ancora una volta, i problemi della fauna selvatica. Chiediamo, insomma, che venga fatto qualcosa per il mondo agricolo, per il territorio che non è solo dell'agricoltore, ma è di tutti, per il cibo che produciamo, per il rispetto che ci vuole anche per le persone che lavorano. In qualche modo noi abbiamo necessità sia di gestire e di governare la fauna selvatica, dall'altro canto abbiamo bisogno anche che i rimborsi spese per chi ha avuto danni vengano effettuati. Quindi noi chiediamo chiarezza, chiediamo trasparenza, chiediamo insomma il diritto al lavoro e alla produzione che è sacrosanto per tutte le categorie, anche nostre. Oggi la fauna selvatica per noi è il primo ostacolo che ci impedisce di fare il nostro lavoro. Allora, quello che denunciamo da tempo è che la situazione ormai era fuori controllo. I danni quest'anno a inizio campagna, specialmente per quanto riguarda i cinghiali, è fuori controllo, probabilmente dovuta a una situazione già disastrosa negli anni passati, come già segnalato, e in più dovuta all'emergenza Covid con le sospensioni dei piani di abbattimento nella primavera dell'anno scorso e delle sospensioni dei mesi invernali per quanto riguarda la caccia. Fuori controllo perché effettivamente ed economicamente la nostra categoria non se lo può più permettere, non si può più permettere domande dove comunque i danni vengono riconosciuti su anticipazioni culturali e problematiche per l'attività agricola non indifferenti. Adesso durante le semine, con la vendemmia, durante la raccolta del mais, tutte colture attaccate dal problema della fauna selvatica. Fauna selvatica, non solo i cinghiali, caprioli, cervidi, nutrie, piccioni, il problema purtroppo è fuori controllo. Noi faremo questo incontro per segnalare questo stato d'abbandono delle istituzioni, considerando che le leggi che abbiamo ad oggi non sono più adeguate per l'emergenza che stiamo vivendo. Dopo alcune riflessioni sui dati provinciali, le esperienze di altre province piemontesi, le soluzioni che paiono più o meno efficaci, il numero di cacciatori che va diminuendo negli anni, l'assessore Protopapa ha spiegato come la Regione stia valutando il coordinamento delle attività che comprendono tutto il riguardo ai provinciali. E, altra novità ai tavoli di lavoro, è la possibilità di instaurare una filiera della carne da selvaggina anche in Piemonte, come accade in altre regioni d'Italia. Inoltre si è discusso anche di eventuali piani di caccia di selezione come previsto dall'ISPRA e per questo occorre sensibilizzare le associazioni venatorie.